Oggi si completa il reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, 18 posti, un reparto d'avanguardia nella nostra regione. Sì, si conclude c'è l'inaugurazione perché finalmente questo ospedale potrà dare la possibilità come rianimazione a tutti i pazienti che ne avranno bisogno, in questo momento a quelli Covid, ma anche nel futuro poter differenziare i pazienti Covid da quelli non Covid, quindi una realtà importante nel nostro ospedale di Chieti, ma soprattutto un'attenzione che questa struttura, che la direzione strategica ha messo in atto nei tempi giusti, e mi fa piacere partecipare, osservare che è tutto a norma e anche all'avanguardia. Assessore, contagi in calo, l'Abruzzo resterà zona gialla anche la prossima settimana? Sì, i contagi sono diminuiti, gli indicatori per l'RT sono a 0,84, quindi un indice per rimanere, io dico, in zona gialla, perché già lo eravamo delle settimane precedenti, adesso la denominazione del colore ci viene data dal livello ministeriale, a livello nazionale. Vuol dire che non solo le misure restrittive, ma soprattutto tutta l'attività preventiva messa in atto da parte delle ARS sta funzionando. Adesso dobbiamo sempre di più portare avanti gli screening nell'ambito scolastico per evitare che si formino dei focolai proprio nelle scuole. Le riaperture che ci saranno da lunedì possono preoccupare, assessore? Guardi, io dico, se c'è la consapevolezza in ognuno di noi di continuare a mantenere quelle regole, a rispettare quelle regole che bisogna portare avanti, sono convinta che non torneremo in quella realtà precedente, ma il mio è un augurio di poter uscire attraverso i vaccini da questo tunnel che ci ha coinvolto da diverso tempo, per cui ancora una volta una raccomandazione: è vero che siamo gialli, è vero che possiamo portare avanti la cosiddetta normalità, i comportamenti che abbiamo purtroppo dovuto non mettere in atto nelle precedenti mesi, questo vuol dire che se noi andiamo avanti così potremmo continuare a rimanere in zona gialla.